Dottor Paolon, leggere il passato per immaginare il futuro, un ottimo slogan, ma quanto di realtà? Beh, diciamo così, eh, avrebbe poco senso celebrare questo evento se non riuscissimo a recuperare gli elementi di attualità, più che nel, nella visione che all'epoca. Nella vista che all'epoca c'era tra i relatori nell'approccio, nello sguardo e nella elaborazione che questi fecero rispetto a una realtà completamente da costruire come era quella della bonifica. un tema totalmente di attualità perché la bonifica non è la, salute, la sicurezza idraulica ma anche la trasformazione del suolo. Non è un elemento acquisito una volta per tutte, deve essere come dire, oggetto di un costante lavoro e di una costante riprogettazione. Lei ha trattato un ottimo tema, Vittorio Pellion con i suoi problemi tecnici di bonifica. Sono ancora valide le intuizioni oppure le abbiamo aggiornate? La lettura di Pellion è molto attuale perché evidenzia due aspetti fondamentali che sono il primo la necessità di un disegno a monte di qualsiasi intervento sul, sul territorio. Quindi avere idea precisa di cosa si vuole ottenere, di, dei punti di arrivo sul piano tecnico ed economico da raggiungere è un elemento importante, non evitare di mettere in piedi interventi destinati al fallimento. Lui ricordava come esempio alcune bonifiche come dire, fallite all'epoca per un residuo problema di malaria, ma di fatto poi i problemi di altra natura possono essere realizzati anche in situazioni attuali. L'importante è non gettare la spugna, ma rielaborare il progetto e rilanciarlo nel futuro. L'altro elemento era quello di una ricerca costante di un apporto tecnico-scientifico a qualsiasi progettualità, a qualsiasi soluzione. Elementi che all'epoca erano come dire, eh, rilevanti, evidenziati da Pilion in modo molto forte nel suo intervento e credo che siano attuali anche ai giorni nostri. Ho visto la sala piena, quindi un successo per le Terre Evolute. Un successo veramente notevole perché abbiamo visto in presenza in sala il mondo della bonifica, il mondo della pubblica amministrazione ma anche molti cittadini, molti giovani e questo sta a significare che c'è un'attenzione particolare a questo, a questo tema, un po' un tratto che Terre Volute vuoi cogliere per rilanciarlo come elemento di elaborazione a beneficio dell'intera comunità. La ringrazio. Sindaco, oggi un'ottima festa per il Comune di Sant'Anna di Piave. Beh, insomma, per me è un privilegio e, e devo dire che non sento di avere meriti particolari perché tutto quello che è avvenuto cento anni fa eh, io non ne ho, non ne ho merito. Beh, Al tempo stesso è un privilegio perché questa coincidenza eh, tra il mio impegno amministrativo e la ricorrenza dei cent'anni è piena di senso. Da una parte, come dire, è il tema della memoria. Quindi, capire in un contesto particolare, dopo poco più di tre anni usciti da una guerra che ha devastato San Donà, come si decise di organizzare qui questo importante appuntamento e come quello che nacque qui in qualche modo contribuì alla ricchezza economica ma anche umana di intere popolazioni a partire dalla nostra, contribuì a debellare una malattia che continuava a mietere vittime, come la malaria, ma anche a rendere ricco appunto il territorio. Quindi, sicuramente è un tema quello della memoria, che abbinandolo a quello dell'impegno ci carica di responsabilità e di capire come tocca a noi adesso fare la nostra parte e magari sperare che tra cento anni un altro sindaco, un'altra assemblea ci riconosca qualche merito. Dunque, leggere il passato per immaginare il futuro è quanto di ben poteva venire fuori dopo cento anni. Decisamente sì, io personalmente sono più interessato al futuro che al passato, al tempo stesso riconosco che molte delle cose fatte dai nostri nonni continuano ad avere un grande significato anche oggi, tanto più che eh, aiuta anche a come dire, definire chi siamo, quindi c'è un aspetto anche legato all'identità che noi abbiamo e che ci fa capire da dove veniamo fuori. Siamo in qualche modo facendo un paragone un po' irrispettoso con la Genesi, uomini e donne tratti dal fango, proprio come Adamo ed Eva. Grazie. Professor Cortese, lei ha parlato di Silvio Trentini, ha dato una interpretazione magnifica. Può Ma ripeterci velocemente che cosa ha detto? Ho ricordato un intervento certamente scientifico, tecnico sulle bonifiche in un determinato momento storico e in un momento drammatico per la ricostruzione anche di una terra che era stata devastata dal primo conflitto mondiale. Però ho voluto anche ricordare quanto questo tema fosse importante per la traiettoria umana e scientifica di Silvio Trentin e soprattutto per l'elaborazione di una chiave di volta del suo pensiero, cioè l'idea... Che il ruolo delle istituzioni pubbliche possa in sinergia con l'impegno civile dei privati avere una funzione determinante per lo sviluppo e per la nascita di uno spirito di comunità. Tra l'altro ho ascoltato volentieri il discorso della bonifica integrale, cioè quel concetto che Trentin aveva iniziato e poi ha testimoniato andando anche addirittura al confino. Sì, certamente, ovviamente è andato al confino, forse non per questa specifica attività, ma è andato al confino per ciò che sta dietro la sua tesi relativa alla bonifica, cioè per l'idea che eh, l'impegno dello Stato dovesse essere svolto in una determinata direzione, cioè in funzione della... Sollevazione per così dire morale e civile certo. del, de, del popolo, della gente, no? eh, Cosa che invece viene poi travolta dall'esperienza del, del fascismo. La ringrazio, prego. Professor Girotto, la vedo è contento di essere stato in una manifestazione interessante, vero? Molto, molto, mi ha fatto molto piacere l'invito eh, di poter presenziare ad un evento che eh, ricorda un centenario importantissimo per la città di San Donà. E mi ha fatto piacere eh, in modo duplice perché eh, quest'anno ho l'onore di presiedere eh, il Rotary Club di San Donà di Piave che ha contribuito alla realizzazione dell'evento eh, sponsorizzando la eh, realizzazione di un folder eh, che eh, è stato distribuito. E posto in vendita agli interventori e a tutti gli interessati e che ricorda il ruolo di molti esponenti e soci del Rotary nell'ambito dell'attività della bonifica e dei consorzi. Quindi un'occasione diremmo quasi irrepetibile, oppure no? Un'occasione certamente irripetibile, ma penserà qualcun altro al prossimo centenario evidentemente, però il Rotary ci teneva ad essere presente perché sono stati citati prima alcuni nomi, eh, Ronchi, Fassetta, non è stato citato Franco Carcereri che del Rotary è stato anche governatore distrettuale, ma tutte queste persone sono stati alcuni fondatori diretti del Rotary Club che era prima San Donato a Portoguaro ed altri sono stati comunque protagonisti della vita vita rotariana e della vita sandonatese del territorio del Veneto orientale. Vedo che lei è in mano un, una sua creatura sostanzialmente. Beh, certamente io credo che sia anche utile mostrare questo folder che ha nella eh, sua prima parte un annullo filatelico, poi una descrizione che riassume il ruolo di Silvio Trentin, grande giurista sandonatese nella elaborazione dell'evento del Congresso delle Bonifiche. Sono poi contenute delle cartoline commemorative e vie, che verranno annullate e vi è poi appunto la individuazione di alcune persone. Che prima in parte ho citato, che sono stati eh, cittadini eh, sandonatesi o del territorio e che sono stati rotariani e grandi protagonisti della bonifica. La ringrazio. Grazie a voi.